Alle frontiere esterne dell'Unione Europea sono iniziati controlli sistematici su tutti i cittadini, sia in entrata che in uscita. Lo prevede un nuovo regolamento antiterrorismo approvato dall'Unione Europea e dal Consiglio il 15 marzo scorso. I documenti devono essere confrontati con le informazioni contenute sulle banche dati di polizia. Lunghe code, disagi, molte frontiere, come quella che separa la Slovenia dalla Croazia. Catastrofa. È un disastro, ci sono due disabili nella mia auto e hanno bisogno di andare in bagno, ma non sanno dove andare. Abbiamo aspettato un'ora e mezza sul confine con la Croazia e un'altra ora e mezza alla frontiera con la Slovenia, tre ore in tutto. Siamo in attesa con due bambini. L'obiettivo è far fronte al fenomeno dei foreign fighter di ritorno da luoghi come Siria e Iraq. I controlli sono obbligatori anche alle frontiere aeree e marittime, sia in entrata che in uscita. Se si scopre che il nome di una persona che si presenta alla Valico di frontiera è evidenziato nella banca dati con un segnale di allerta, allora la persona in questione viene invitata a sottoporsi a un secondo controllo. Gli agenti di polizia di frontiera fanno ulteriori verifiche dettagliate. Questa procedura non pregiudica la fluidità del traffico passeggeri. Gli Stati membri potranno decidere di effettuare solo controlli mirati per evitare di rallentare troppo il traffico frontaliero. Questi controlli mirati potranno essere utilizzati negli scali aerei per un periodo transitorio di 6 mesi, ampliabile a 18.